Allora, come ogni anno la SD Merabike organizza degli eventi benefici. Quest'anno abbiamo deciso di fare squadra con il piccolo Mario. Mario è un bambino che ha una patologia rara, si chiama CHOPS. Ci sono 34 bambini al mondo che hanno questa malattia e 4 in Italia. La SD Merabike quest'anno organizza questo evento il 20 di ottobre, è una cronoscalata, quindi un uphill a Monte San Calogero. La gara è inserita all'interno del campionato interprovinciale della federazione, quindi cercheremo in qualche modo, come motto che abbiamo organizzato dell'evento, di pedalare con lui per riuscire a trovare la ricerca per questa malattia. Quindi vi aspettiamo in tanti per passare una giornata di sport e oltre allo sport abbiamo la possibilità di contribuire a questa nostra iniziativa. Siamo felicissimi per questo evento che si terrà a favore della Fondazione CHOPS Malattie Rare, ente del terzo settore. Questa fondazione è di recente costituzione, nasce a maggio 2023 ed è l'unico ente no profit in tutto il mondo, con la missione, che è quella di provare a individuare un percorso di cura per i pazienti affetti da una sindrome rarissima che si chiama CHOPS. La CHOPS è una malattia genetica ultra rara, in letteratura medica sono descritti soltanto 13 casi ed è definita come sindrome multiorgano, tant'è che la parola stessa CHOPS è un acronimo che indica, e ogni lettera indica proprio un sintomo, la C sta per ritardo cognitivo, la H per difetti cardiaci, la O per obesità, la P per coinvolgimento polmonare e la S per displasia scheletrica e bassa statura. Oltre a questo ci possono essere anche altri sintomi legati all'udito e alla vista, insomma una sindrome molto impattante. Ad oggi si conta che nel mondo ci siano circa 34 casi noti, quindi che includono già i 13 appena citati descritti in letteratura medica. Stiamo provando con la nostra fondazione e di fatto ci siamo già riusciti a raccogliere dei fondi che abbiamo già destinato alla ricerca scientifica. Per far questo noi ci avvaliamo di una commissione medico-scientifica di calibro internazionale che ci aiuta nel definire le strategie, nell'indirizzare le risorse che riusciamo appunto a reperire e appunto nell'individuare i percorsi più adeguati per provare a trovare una vera e propria cura a questa sindrome quasi sconosciuta. My name is Lainey Mosley and Mi chiamo Lainey Mosley e sono la fondatrice di CHOPS Syndrome Global negli Stati Uniti, fondata nel 2016 o 2017, dopo che mia figlia e altri due bambini sono stati identificati con una mutazione molto rara, ultra rara, del gene AFF4. Mia figlia è stata la prima al mondo ad essere identificata, si chiama Lita e ha 26 anni, quasi 27, ed è nata nei secoli bui. È nata quando ci è stato detto, non c'è nemmeno stato detto quale fosse la sua diagnosi, ci hanno detto buona fortuna e siamo tornati a casa. Sì, me lo ricordo precisamente, mi ricordo della posizione in cui ero all'interno della stanza, mi ricordo che appunto era al telefono e mio marito era accanto a me e ricordo la dottoressa che mi disse: Mario, signora, è come sospettavamo, è affetto dalla sindrome CHOPS. La sindrome CHOPS conta 13 casi in letteratura medica, ha questi sintomi, voi state già facendo tutto quello che dovete fare, per cui terminata quella telefonata io e mio marito ci siamo guardati, abbiamo fatto un lungo pianto, lungo ma non troppo perché poi c'era già Mario che richiedeva la nostra attenzione, quindi eravamo di fronte a un bivio, come dire, continuare a piangere nella nostra stanza o provare ad aprirci al mondo e raccontare a tutti quello che ci stava succedendo e abbiamo optato per questa seconda possibilità. La sindrome CHOPS è una malattia genetica ultra rara e multiorgano. Tant'è che la parola stessa CHOPS è un acronimo inglese e ogni lettera indica un sintomo particolare. La C sta per tratti del volto grossolani e ritardo cognitivo, la H per difetti cardiaci, la O per obesità, la P per coinvolgimento polmonare e la S per displasia scheletrica e bassa statura.
quando era piccola, era come tutti i neonati. Ai miei occhi era perfetta. Aveva bellissime ciglia lunghe e capelli ricci. Sembrava un angelo. La gente mi diceva che sembrava un angelo. Non ha raggiunto nessuno dei suoi traguardi di sviluppo. Non è riuscita a crescere. Ha avuto tante volte la polmonite. Non ha camminato fino a 2 anni e mezzo. Non diceva nessuna parola. Tra i primi campanelli d'allarme ha avuto 3, 4, 5 mesi, si è ammalato di una bronchite, abbiamo fatto degli accertamenti proprio a livello cardiologico, aveva difetti interventricolari multipli, per cui praticamente necessitava di 2 interventi cardiochirurgici. Quindi dalle ferie noi siamo passati direttamente ad un ricovero, proprio senza nemmeno passare da casa per recuperare vestiti e quant'altro, e lì siamo rimasti per circa 2 mesi. E quando Mario ha compiuto 1 anno e mezzo di vita abbiamo fatto il secondo intervento cardiochirurgico, quindi una nuova lunga ospedalizzazione, però grazie alla bravura dei medici lo ha aiutato a recuperare l'attività cardiaca, che comunque adesso dovrebbe essere normale. Mario, il suo dito diciamo ha un deficit perché lui ha un'ipoacusia moderata bilaterale. La cosa un po' particolare è che non è che lui ti può spiegare mamma sento, non sento, cioè non sai mai, gli metti questi apparecchietti e ti fidi che vada tutto bene. Vogliamo mettere? Poi Mario c'ha anche una fortissima miopia, gli mancano 10 e 11 diottrie e cataratta. Vero mamma? Ma tu sei bellissimo anche con gli occhiali. Sei bellissimo. Con il passare degli anni la cosa più difficile è stata vedere i comportamenti e lo sviluppo dell'ita diminuire lentamente. Non è cresciuta, è ancora piccolina, pronuncia forse 50 parole e alcune con il linguaggio dei segni, ma la sua qualità di vita è dura. Comunque dimostra un'età inferiore, no, a quella che ha, perché lui ha 3 anni e mezzo, però non cammina e non parla, per cui anche inserirlo all'interno di un contesto, come dire, quasi scolastico, è un po' una cosa alla quale dobbiamo abituarci ancora e capire, ecco, quale sia la scelta migliore per lui. La diagnosi di Leta è arrivata solo quando lei ha compiuto 18 anni e quando finalmente abbiamo avuto una diagnosi abbiamo potuto creare una comunità. È dipeso tutto da me, ho aperto una pagina Facebook, ho aperto un blog, ho lanciato una newsletter che è stato l'unico modo in cui altre famiglie ci hanno potuto trovare e dire «Oddio, credo che mio figlio o mia figlia abbia la sindrome di CHOPS». Ora siamo una piccola ma potente famiglia di oltre 40 persone da tutto il mondo con bambini affetti dalla CHOPS. With children who have CHOPS. A un paio di giorni dalla diagnosi di Mario sono riuscita a parlare proprio con Lenny Mosley, che mi ha introdotta in questo gruppo Facebook, e questo è stato un vero punto di partenza per la fondazione, perché chiaramente è importante la presenza delle famiglie all'interno della fondazione stessa, trattandosi di una malattia così rara. Noi abbiamo dato vita a una comunità di famiglie, ma sono stati loro a permetterci di essere conosciuti a livello globale. Manuela e la Fondazione CHOPS ci hanno offerto la piattaforma per raccogliere i fondi e accelerare le opzioni terapeutiche, e senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. Abbiamo scoperto la sindrome di CHOPS lavorando su un'altra diagnosi rara, la sindrome di Cornelia de Lange. Ci auguriamo quindi di trovare una terapia valida che potrebbe essere utile anche per l'autismo, le malattie polmonari, il reflusso, i problemi di crescita. Ancora non sappiamo, ma questo è il punto di partenza. Speriamo di migliorare la vita dei bambini affetti da CHOPS e anche di altri bambini con caratteristiche simili.
Then we are funding a project, an applied research project with the Ravel Bioscience. And you can hear more about this drug screening proposal during Dr. Novak's talk. We published a request for application for the year 2024, and the proposals that we received were evaluated by our advisory board. So we had three approved projects. You will hear more during Dr. Izumi's talk, who was awarded by our full grant of $200,000. So he will do research for 2 years for us. Abbiamo ottenuto tre importantissimi risultati. Il primo, abbiamo generato dati per la CHOPS. La Fondazione CHOP ha fatto un lavoro straordinario. Ottenere il contributo dei pazienti è fondamentale. Quando abbiamo iniziato il nostro percorso avevamo una visione estremamente lungimirante e siamo arrivati da zero dati disponibili a più percorsi clinicamente perseguibili. Abbiamo sostanzialmente raccolto poco più di 100 farmaci che riteniamo possano fare la differenza in ultima analisi nei pazienti. E questo è enorme. La maggior parte delle organizzazioni non ottiene questi risultati in 5 anni, 10 anni. Quindi siete sulla strada giusta. La sindrome è dovuta a una specifica mutazione in un gene. Solitamente la mutazione è in tutto il gene e tutte le parti del gene sono associate a questa mutazione genetica. Ma nella sindrome di CHOPS la mutazione avviene in una regione così piccola del gene che ci fa concludere che è una malattia ultra rara. La collaborazione con la fondazione è volta a studiare questa mutazione utilizzando una linea cellulare rigenerata prelevata da un paziente con la sindrome di CHOPS e utilizzare la tecnologia genomica per condurre ulteriori ricerche per capire se è possibile normalizzare questa funzione del gene. Filadelfia è stato una pietra miliare, ci siamo recati al Children's Hospital, che di per sé è un luogo molto significativo perché è dove la CHOPS è stata scoperta nel 2015 ed è comunque un ospedale dove in generale a livello pediatrico sono stati fatti degli avanzamenti in campo sanitario e medico veramente pazzeschi, è un luogo magico. Ed eravamo lì per 2 giornate, sia un momento di confronto tra le famiglie, ma anche proprio un momento di confronto fra i medici e i ricercatori che hanno descritto da un lato lo stato dell'arte riguardo le conoscenze di questa malattia genetica rarissima e poi anche le prospettive in termini di ricerca e in termini di terapie verso una cura addirittura, che è la cosa più grande che si possa immaginare e sperare. Children with CHOPS are charming. I bambini affetti da CHOPS sono straordinari, sono dei bambini fantastici e i genitori e soprattutto i fratelli e le sorelle sono fantastici nell'aiutare i bambini affetti da CHOPS. Credo che l'iniziativa avviata sia molto promettente. L'aspetto che mi ha colpito di più è stato il grande coinvolgimento dei genitori. Sono un gruppo molto unito e credo che Manuela e la Fondazione CHOPS abbiano fatto un lavoro enorme nel mettere insieme la comunità. È stato organizzato il prelievo di campioni dai pazienti, che è fondamentale per lo sviluppo di qualsiasi prodotto clinico. Emozioni enormi in tutti i sensi, sia perché ci siamo sentiti parte di un progetto scientifico, ma anche umano. Nel pomeriggio della prima giornata sono stati effettuati dei prelievi di sangue e anche dei prelievi di campioni cutanei e questi campioni serviranno proprio per i futuri step della ricerca e siamo stati ringraziati dagli stessi medici che tra l'altro sono parte della nostra commissione medica perché è stato dato loro in mano un vero e proprio tesoro. Ho conosciuto Manuela forse un anno fa
è una professoressa di astrofisica e dice a me che quello che faccio io è difficile, ma quello che fa lei è difficile, quello che faccio io è facile. L'obiettivo finale è trovare una terapia per la CHOPS e lei ha perseguito tale obiettivo in maniera sistematica. Sta mettendo a punto un programma di ricerca di base che porterà alle terapie e ha preso decisioni strategiche sui suoi collaboratori. Il mio ruolo è quello di far parte del suo comitato scientifico consultivo, di consigliarla su quelli che sono gli approcci migliori alla ricerca per portare a un risultato clinico il più rapidamente possibile. Get something into the clinic as quickly as possible. And I have to say that maybe my job played an important role in this, because I am an astrophysicist, and since I am an astrophysicist, first of all, I am a dreamer. I look at the sky, and I know that we have the power to answer to some incredible questions. We can answer to the unknown. And so our kids are a universe, and we should find answers for them. Mario! Mamma! Ma sei troppo bravo! Boh. Colpo di testa!